Per il secondo anno consecutivo, malgrado un 2020 caratterizzato dalla pandemia, La Tua, l'azienda di trasporti della regione Abruzzo, è riuscita a chiudere il proprio bilancio in attivo con un valore della produzione di oltre 104 milioni di euro, con un utile finale di 17.385 euro. L'azienda in questo anno ha assicurato inoltre la realizzazione di circa 25 milioni di chilometri, di cui 24 su gomma e 790.000 su ferro, con una riduzione di appena il 23,5% dei servizi rispetto all'anno precedente, soprattutto per effetto delle limitazioni imposte dalle autorità per contrastare gli effetti del Covid-19. I numeri vanno interpretati guardando le contingenze che si sono verificate, quindi alla pandemia che ha comportato una riduzione dei ricavi del traffico stimabile in 13 milioni di euro. L'azienda di converso è stata pronta a ridurre le spese per un importo quasi equivalente e con l'aiuto per via residuale degli indennizi stanziati dal governo e quindi dalla regione Abruzzo siamo riusciti nonostante il peggior anno dal punto di vista dei viaggiatori a chiudere il bilancio con un leggero utile. Ciò ha determinato tra le contrazioni di costo anche una contrazione di costo sul personale, e per questo ringraziamo anche i lavoratori che hanno capito il momento particolare e si sono resi disponibili sia a lavorare in condizioni obiettivamente rischiose, perché per un certo periodo portare le persone veniva individuato come un rischio, e sia ad accettare alcuni sacrifici, quali a titolo esemplificativo la cassa integrazione, il blocco dello straordinario e provvedimenti che sono andati a ridurre sicuramente l'importo retributivo. La cassa integrazione comunque è stata utilizzata al minimo, poiché l'azienda era già arrivata pronta a questo appuntamento, che non era un appuntamento, diciamo, si è fatta trovare pronta per questo imprevisto, in quanto aveva già avviato un'opera di efficientamento e di riduzione dei costi attraverso la ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro e l'avvio delle subconcessioni. Quindi noi, quando è successo tutto, non avevamo un esubero di personale, anzi avevamo in realtà qualche unità in meno rispetto a quella che serviva, e quindi lo sforzo aggiuntivo richiesto è stato minimo. Abbiamo ridotto i costi dei servizi e, nonostante questo, abbiamo dato seguito al piano degli investimenti senza far rinunciare l'azienda e con essa il territorio abruzzese allo sviluppo che era stato pianificato in termini pre-Covid. Quindi gli investimenti sono stati ugualmente sostenuti. C'è stata addirittura un'accelerata sugli investimenti nel digitale, quindi nei processi di digitazione, nei software, negli applicativi che hanno consentito lo smart working e il lavoro da casa, e nell'attrezzaggio dell'hardware di bordo sui mezzi, che ha consentito nei periodi di massima criticità di monitorare costantemente, oltre al servizio, anche gli utenti che giornalmente prendevano i nostri mezzi. Ulteriore impulso alla politica di sviluppo dell'azienda è stato dato dal rinnovamento del proprio parco mezzi aziendale. Infatti faranno parte della flotta di Tua 65 nuovi bus, di cui 10 a metano corti e 5 elettrici. L'azienda inoltre acquisterà 2 nuovi elettrotreni, oltre a potenziare gli impianti a metano delle sedi di L'Aquila, Teramo, Lanciano ed Avezzano. Un segnale importante di ripresa e ripartenza, ma soprattutto di attenzione alle esigenze dell'utenza e dell'ambiente. Ci piace sottolineare che siamo diventati e riconosciuti come tali una delle migliori imprese italiane del trasporto pubblico locale. Il PEF della Tua, che è il piano economico finanziario, è stato non solo oggetto di studio, ma il direttore generale è stato invitato a fare dei convegni di cui era relatore dalle massime aziende italiane, e ci sono dei cacciatori di testa che stanno offrendo ai nostri quadri dei lavori alternativi rispetto a quelli che svolgono in Tua. Fortunatamente sono rimasti tutti quanti con noi. A fronte di questo, voi ricorderete che qualche anno fa giornalmente si parlava di una flotta desueta, con problemi che c'erano quasi giornalmente. Oggi possiamo annunciare che dal 2019 ad oggi abbiamo acquistato oltre 188 autobus
nuovi e stiamo perfezionando l'acquisto di ulteriori 65 autobus, che quindi creeranno le condizioni per un ricambio assolutamente importante sulla flotta. Questi autobus in gran parte, perché siamo stati in questo senso preveggenti, fanno riferimento alla cosiddetta transizione ecologica che in questo momento è abbastanza sentita e sottolineata in Italia, perché molti sono a gasolio. Stiamo per aprire, intercettando finanziamenti pubblici, deposti per poter ricaricare sul territorio all'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara questi autobus, e troveremo sostanzialmente, ci troveremo in un momento in cui la TUA avrà la possibilità e la capacità, anche attraverso alcune riforme che abbiamo fatte sia per quello che riguarda il web, la dematerializzazione dei biglietti, ma anche il controllo a distanza, ad essere un'azienda che, come dicevo prima, ha acquisito a livello nazionale un'importanza strategica che non ci aspettavamo di raggiungere nel così breve periodo. Tra le tante difficoltà dettate dalla pandemia, anche la gestione delle corse giornaliere per garantire a studenti e lavoratori di viaggiare in modo sicuro. TUA, come ribadiscono i vertici, è stata la prima azienda italiana a mettere in atto il doppio ingresso nelle scuole per garantire il servizio anche in situazioni di capacità ridotta. Naturalmente la necessità, per esempio, dello stop and go per quello che riguardava i periodi di lockdown. Ogni volta che si decideva, noi dovevamo in tempo reale ristrutturare quello che era il servizio, individuando nuovi percorsi e soprattutto nuovi orari. Abbiamo dovuto raddoppiare, perché c'era un numero di utenze limitate imposte per legge, quelle che erano le corse, e quindi è stato, per quello che riguarda la nostra struttura, un esercizio veramente defaticante, che però immaginiamo abbia avuto dei risultati positivi. È evidente che se ci dovesse essere un prosieguo rispetto alle dinamiche che una condizione pandemica mettono in campo, possiamo dire però che in questa circostanza avremo dalla nostra un'esperienza fatta in 2 anni sul territorio, e quindi saremo in condizione di dare risposte più immediate. Siamo stati la prima regione ad avviare il doppio servizio, il doppio ingresso nelle scuole, per consentire di portare tutti gli studenti con capacità di mezzi ridotta al 50%, dando seguito in pratica alle indicazioni pervenute dai tavoli prefettizi, e siamo riusciti a far questo con una nuova organizzazione del lavoro pensata in meno di un mese, con l'asilo di personale assunto con modalità più agili e anche, ripeto, con un consenso e un supporto interno che, nonostante qualche momento di, non di frizione, ma di richieste, di spiegazioni, di un minimo di tensione, è stata accettata dal personale e ci ha consentito di andare avanti. Alla conferenza stampa era presente anche la Regione Abruzzo, socio unico di TUA, rappresentata dal presidente Marco Marsiglio. Il presidente, complimentandosi con il lavoro svolto dall'azienda, ha lanciato un messaggio al governo nazionale per evitare il taglio del 10% dei servizi qualora il MIT non dovesse rimpinguare il Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale alle regioni decurtato a causa della pandemia. Voglio fidarmi dell'impegno assunto dal governo nazionale, ha incalzato Marsiglio. Ma siamo a luglio e finora i circa 7 milioni di euro sottratti all'Abruzzo non sono stati ancora reintegrati. Se ciò non dovesse avvenire nelle prossime settimane, saremo costretti, come ci segnalano gli uffici, a ridurre i servizi con un taglio del 10%. Ma io sono soddisfatto di questo lavoro, perché un'azienda di trasporto pubblico è tradizionalmente considerata dai più, anche dagli economisti, soprattutto quelli di scuola liberale, una sorta di carrozzone che produce grosse perdite e difficoltà a far quadrare i bilanci. Penso che il lavoro di questi anni sia stato un lavoro serio. L'amministrazione, dal punto di vista politico, ha sostenuto l'attività del management senza cedere a demagogie che avevano caratterizzato stagioni precedenti e che impedivano magari di sciogliere alcuni nodi nella gestione aziendale. Io penso che sia giusto dare la giusta autonomia, la giusta fiducia, la giusta responsabilità a chi guida un'azienda, che poi è chiamato a rispondere con i numeri, e penso che i numeri stiano dando ragione di questa politica. 2 anni consecutivi di bilanci chiusi in pareggio, anzi in leggero utile, un svecchiamento del parco mezzi, un incremento di attività, quindi c'è un
presenza di investimenti che abbiamo descritto, quindi penso che sia, con tutti i limiti del caso e soprattutto considerando da dove si partiva, penso che siano buoni risultati che ci incoraggiano a procedere lungo questa strada. Ma io credo che l'Abruzzo sia stata una delle regioni che sul piano del garantire il trasporto pubblico in relativa sicurezza sia stata tra le migliori d'Italia. Molte regioni hanno avuto difficoltà molto più forti del nostro territorio nel garantire questo servizio, e quindi credo che a settembre potremo ripartire con sufficiente tranquillità nel garantire appunto agli studenti, ai docenti, a tutto il personale scolastico di poter contare su un servizio adeguato e con standard rispettati. Intanto l'azienda continuerà a investire con particolare attenzione al trasporto merci. Infatti sono in corso di ultimazione le dotazioni tecnologiche della linea ferroviaria Archi-Fossa-Cesia, mentre la stazione di Saletti sta diventando idonea al traffico passeggeri. Tra gli investimenti programmati anche il potenziamento della rete ferroviaria a servizio del porto di Ortona e la manutenzione straordinaria parziale della tratta Ateleta-Castel di Sangro. Per troppo tempo quelle ferrovie, l'ex Sangritana, è stata abbandonata al suo destino, larghi tratti sono stati dismessi o parzialmente o temporaneamente chiusi anche per effettuare lavori di opere stradali, e quindi dobbiamo rimettere in piedi un sistema e soprattutto sviluppando le potenzialità dei treni merci, del cargo. L'Abruzzo ha una grande concentrazione industriale esattamente nella stessa zona. E quindi il lavoro che stiamo facendo per creare la piastra logistica a Saletti, per potenziare la stazione di Fossa Cesia allungando la banchina e permettendo quindi di arrivare a treni di almeno 750 fino a 750 metri, sono tutte operazioni che stanno dando i loro frutti, perché come si è visto nelle settimane precedenti la Sangritana ha stipulato contratti importanti per portare le merci che si producono in Abruzzo direttamente fino in Germania, anche all'estero. Questo prima non accadeva, è un passo importante fatto verso la crescita, l'autonomia e lo sviluppo della nostra azienda, e soprattutto mi piace lanciare questo messaggio alle imprese che lavorano in Abruzzo, che stiamo costruendo quelle infrastrutture che possano rendere l'Abruzzo un territorio fertile per gli investimenti e per il lavoro. Boss.